Amiche e amici, a voi tutti buonasera e ancora una volta grazie per averci concesso di entrare nelle vostre case con la nostra puntata di Box Attualità. Come sapete, Box è il nostro contenitore che fa la situazione, analizza la situazione della settimana politica e sociale che sta per terminare. Come sempre, da collaudata formula, diversi temi che tratteremo nella prima parte la vittoria in Grecia dell'anti-Merkel, ovvero di colui che è rappresentante della sinistra, ovvero Alexis Tsipras, ha promesso al suo popolo un riscatto. Certo, le riforme le faremo, però cercheremo di rispettare un po' meno i parametri di austerità e la Troica non dovrà più interferire con le politiche interne ed economiche di uno Stato membro, nonostante appartenga all'Europa. Andrà davvero così? Riuscirà nell'intento? E poi ci sarà un effetto domino? A questo punto molti in Italia, al di là di Renzi, credono che la vittoria di Tsipras in Grecia possa determinare anche il riscatto di una parte di sinistra che si opponga non solo all'austerità, ma anche ad una nuova formula nel pacchetto lavoro che tratteremo invece nella seconda parte, di licenziamenti più facili con l'idea, forse l'illusione al momento, di assunzioni altrettanto più facili. Nella terza parte invece parleremo di Expo, non solo e non tanto di agroalimentare, ma soprattutto delle problematiche che già emergono a 3 mesi dall'avvio ufficiale dell'Esposizione Universale. Da una parte il problema, il pericolo della speculazione dei prezzi, prezzi duplicati, triplicati, pensate, si rischia l'effetto delle Olimpiadi a Londra. A Londra era scappata di mano la situazione, gli alberghi, una singola veniva offerta per 300 sterline, una singola in periferia. Il risultato è che molte persone non andarono a seguire le Olimpiadi a Londra, quindi Londra incassò l'effetto contrario. C'è questo rischio e quindi Confesercenti a Milano dice cerchiamo di monitorare i servizi offerti e i prezzi applicati per evitare le solite furbizie all'italiana. Ma parleremo anche di sicurezza perché 20 milioni di persone che arrivano a Milano sono un boccone ghiotto per esaltati e per persone che vogliono fare del terrorismo. Come si sta preparando la Regione Lombardia? Anche di questo ne parleremo. Diversi gli ospiti in studio, ma soprattutto alla conduzione di Box al mio fianco, Chiara De Loco. Grazie Vladimiro, soprattutto grazie a tutti voi che ci state seguendo e che numerosi avete scritto in questa settimana per mandarci i vostri commenti rispetto alla puntata scorsa nella quale abbiamo evidenziato alcuni temi che forse vi hanno toccato nel profondo. Sto parlando chiaramente del convegno omofobo definito dai più che si è verificato e è stato organizzato in Regione Lombardia. Questa sera però parliamo ovviamente della vittoria di Alexis Tsipras, un nome difficile da pronunciare, ma è un nome che sta diventando molto popolare in Europa, molto popolare tra le persone che sono contrarie a questa pesante austerità che ha messo in ginocchio gran parte della popolazione europea. E non nascondiamolo, tanti italiani sono scesi a festeggiare in Piazza d'Atene per manifestare la felicità e la contentezza di avere questo leader, europeo che finalmente dice no all'austerità. Ne parliamo in questa prima parte, ma anche nelle altre successive. Parleremo, come diceva bene, il mio collega Vladimiro Poggi, parleremo di tanti temi. Lo facciamo insieme ai nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Un benvenuto a Guido Galardi, presidente di Coop Lombardia. Buonasera. Grazie, buonasera. Benvenuta a Tiziana Scalco, segretaria della Camera del Lavoro di Milano. Grazie, buonasera. Benvenuta Stefania Milo, presidente nazionale della CNA Giovani. Buonasera, buonasera a tutti voi. Bentornato a Mario Furlan, giornalista professionista, il primo docente universitario di motivazione e crescita personale in Europa. Ha fondato nel 1994 i City Angels, l'associazione di volontari di strada d'emergenza e ha una sua rubrica su Radio Lombardia. Buonasera. Buonasera.
Come sempre abbiamo preparato una copertina per introdurre la prima parte di questo nostro contenitore di attualità, ovviamente dedicata alla vittoria di Tsipras, a questo vento nuovo, il Meltemi, l'abbiamo definito così, è un vento tipico che spira in estate, questa volta spirato in inverno, vedremo che cosa porterà. È il Meltemi, il vento greco, secco e fresco, che scompiglia le carte della politica europea. La vittoria di Alexis Tsipras sconvolge le politiche di austerità che i paesi stanno portando avanti da anni, mettendo in ginocchio le fasce più deboli e cancellando di fatto quella classe media che da sempre ha sostenuto l'economia di mezza Europa. La Grecia va a sinistra e i primi a scendere in piazza ad Atene sono gli italiani con le bandiere di l'altra Europa per Tsipras. Colonna sonora della campagna elettorale e soprattutto della vittoria è la nostra Bella Ciao, nella versione dei Modena City Ramblers. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Greci e italiani uniti dal vecchio canto della resistenza e dalla voglia di cambiare. La Grecia al voto dà la sua lezione all'Europa. Il leader di Syriza dice no all'austerità. Con oltre il 36% il volto ellenico stravince, ma senza la maggioranza, e si allea con la destra nazionalista dei greci indipendenti, quelli che vogliono uscire dall'euro. Tsipras cambia il volto presentandosi al giuramento, come va di moda tra i rottamatori, senza cravatta e soprattutto per la prima volta nella storia del paese con rito solo civile e non religioso. Il primo ad esprimersi ufficialmente in merito ai risultati delle elezioni greche non è stato un politico, ma il governatore della Bundesbank, per dire che le elezioni greche non cambiano nulla e che i patti si mantengono. La stragrande maggioranza degli accademici e degli ambienti economici internazionali si sono ormai convinti che così com'è l'Unione Monetaria Europea non va da nessuna parte, salvo che verso l'abisso. La filosofia dell'austerity si è tradotta in politiche fiscali restrittive in un momento in cui ci sarebbe bisogno di tutt'altro. L'Unione Monetaria, sempre sull'orlo della recessione, in due anni ha buttato via il 10% del PIL aggregato e lasciato a casa milioni di lavoratori e soprattutto rubato il futuro ai giovani. Dalla Grecia, la culla della civiltà che ha dato i natali a politici come Socrate, Aristotele, Pericle, spira il vento del Meltemi, un vento che dall'Olimpo potrebbe portare nuova speranza. Tiziana Scalco, Gute Nacht, Frau Merkel, è l'ultima immagine della nostra copertina, come dire, grazie tante, cambiamo verso, cambiamo Europa. Cosa ne pensa? Ma io penso assolutamente che sia un risultato eccezionale perché porta un'ulteriore ventata di bisogno di rinnovamento. In qualche modo risponde un po' anche, rispecchia un po' anche quello che è avvenuto da noi, cioè quindi c'è una ventata di una nuova generazione che entra nella politica prima di tutto, e questo è un dato importantissimo, perché era ora, perché c'era necessità proprio di dare un giro di volta proprio anche a chi ha governato gli ultimi vent'anni, quantomeno tutti i diversi paesi dell'Unione. Quindi hanno quantomeno innescato questi cambiamenti, e qui ne abbiamo uno decisamente più forte, più importante, ma anche da un punto di vista proprio dei principi che hanno ispirato questa vittoria. Pertanto ripropone un po' tutti quei temi che l'Unione Europea deve per forza di cose mettere in campo, quindi ha un po' rotto quei meccanismi, quindi qui diciamo c'è forse la vera svolta per ritrovarci ad un tavolo europeo a ragionare in maniera diversa, in maniera nuova, quindi c'è un po' uno sfondamento di quelli che erano i principi che
una certa finanza in qualche modo ha imposto all'economia europea, che io ritengo dovevano fare questo passaggio. C'è un momento di rottura, c'è un momento che io ritengo molto positivo. Poi attenzione che tra dire e fare dobbiamo cominciare anche a concretizzare, nel senso che non è sufficiente avere principi ispiratori, che io peraltro condivido e condivido pienamente, dopodiché c'è però da fare i conti anche con gli altri, perché la democrazia è questa, no? Quindi richiamare i principi di solidarietà e di equità, e soprattutto poi in un paese dove, parliamoci chiaro, c'è ormai un livello di povertà, e c'è tuttora un livello di povertà altissimo, quindi è chiaro che non poteva che partire da lì questo richiamo a ragionare di questi temi. Quindi io lo sto vedendo veramente come un risultato molto positivo, e non lo dico solo perché sono una donna di sinistra e perché i principi che l'hanno ispirato e che ispirano questo momento li condivido pienamente, ma proprio perché ritengo che siano assolutamente urgenti e necessari. Quindi ben venga, chiaro, adesso si tratterà di mettere in campo tutte le democrazie che l'Unione Europea ha naturalmente, e che deve trovarsi dentro un dialogo che rafforzi un certo percorso. Quindi il percorso deve mettere in campo un ragionamento sul lavoro, su quelli che sono i rilanci proprio dell'economia, e quindi un ragionamento nuovo e diverso, e ora si tratta di concretizzare con quelle che sono le forze economiche che naturalmente si dovranno confrontare con il governo greco, con il governo italiano e con tutti gli altri, compresa naturalmente il governo tedesco, che deve rivedere molti dei suoi capisaldi. Milo, il primo però ad esprimersi ufficialmente rispetto alla vittoria di Tsipras non è stato un politico, ma il governatore della Bundesbank, che ha detto: beh, sapete che c'è, qualsiasi sia stato il risultato, i patti vanno rispettati. Milo, sì, rispettati questo... a costo anche di PIL che si mangia il 10%, diciamo, della ricchezza di un paese, a costo anche di rubare posti di lavoro e perdere posti di lavoro, e soprattutto perdere il futuro dei giovani. Credo che questa posizione così rigida, che da una parte necessaria, perché comunque per stare in un sistema che ancora non è un sistema l'Europa, ma è ancora una federazione di stati, quindi non siamo, possiamo considerarci un'unica nazione, delle rigidezze o comunque delle regole ci servono, e soprattutto per lo storico di questi paesi. D'altro canto però, per riuscire anche ad arrivare all'obiettivo di rispettare le regole, quindi di avere dei regimi simili, bisogna partire da dove si parte. Parte, quindi non si può imporre totale chiusura. Quindi l'aspetto di voler un po' rompere le righe da un punto di vista di contenimento dei costi è necessario, perché altrimenti i paesi, Grecia in testa, ma l'Italia, vuol dire, non è proprio messa così meglio, occorre un po' anche una politica di incentivazione, quindi di rilancio. Questo vuol dire anche spendere dei soldi, quindi non solo effettuare dei tagli. La Grecia, che però ha già detto che i soldi fin qui prestati per salvare un po' il paese sicuramente non verranno restituiti tutti, e i dubbi sono anche su quanti verranno restituiti, quindi l'Italia è anche direttamente coinvolta in questo processo, quindi siamo contenti da un certo punto di vista, contenti, diciamo che il fatto che ci sia comunque una nuova ventata, come si diceva poc'anzi, è positivo. Bisogna capire poi come questa cosa verrà appunto concretizzata. Mi auguro che la Grecia riesca comunque a mantenere fede non tanto agli impegni presi, ma ai prestiti presi, e che possa in un lasso di tempo anche più ampio raccoglierli, e che ci possa essere comunque una politica economica che consente, intelligente, che consenta sì di straripare da quelli che sono i limiti, le regole imposte, ma che nel tempo si possa comunque rientrare. Una nota di demerito di questo governo, da donna me la sento di fare e non posso non sottolinearla, è la totale assenza di ministre in questo governo. Diciamo che è chiaro che non è che la presenza femminile o maschile possa determinare la politica di un governo, però forse in un'ottica di rinnovamento che doveva essere fatto in Grecia, credo che non passi solo da un fattore anagrafico e anche di esperienza politica, ma anche di genere. Direi, quindi non è stato un bellissimo segnale, soprattutto perché leggo male il fatto che non ci sia una donna all'altezza di fare il ministro in una nazione che, seppur piccola, seppur emergente, questa è una nota di assoluto, direi, demerito.
però attendiamo gli sviluppi e gli eventi e vediamo come si evolve. L'unica nota invece di merito, mi sento di dirla in confronto ai nostri percorsi, è che in tre giorni hanno nominato il capo di governo e tutti i ministri. Noi solo per nominare il Presidente della Repubblica ci stiamo e ci metteremo quantomeno diverse giornate, tutto che vada, diciamo, in un certo verso. Quindi questo aspetto forse ci deve fare riflettere come Paese sul discorso anche dei tempi della politica, non tanto per le decisioni politiche, questo è un altro capitolo, ma proprio per costituire un governo. E sicuramente la mancanza di una donna nel governo greco è un problema, ma del resto con Angela Merkel sono almeno 100 ministeri in Europa rappresentati da lei, quindi la battuta ci vuole, ma il potere secondo me va esercitato in questo modo, però giustamente il governo greco poteva distinguersi per più rappresentanza femminile. Staremo a vedere, però ci sono molte persone che parlano di Alexis Tsipras sotto il profilo del portacolori di una sinistra radicale, di una sinistra che forse in Italia al momento non esiste e non è mai esistita, perché la sinistra greca di Tsipras è qualcosa di diverso. Molti si sono riempiti la bocca di questa vittoria dicendo ecco, è la sfida alla Merkel, è la sfida alla Troika, però effettivamente Tsipras che cosa rappresenta? Qual è il suo programma? Lo sapete che lui ha promesso di ridurre comunque il debito in tempi più ampi, ma ha promesso anche delle riforme e voi mi insegnate che per fare le riforme ci vuole molto spesso sudore e sangue, perché un conto è prometterle, un conto poi è applicarle. Se il presidente Galardi e Mario Furlan sono d'accordo, vediamo questo servizio e poi lo discutiamo insieme. Prego. La crisi in Grecia va combattuta con due armi, la ristrutturazione del debito e le riforme. Yannis Dragasakis, deputato ed economista di Syriza, spiega qual è la ricetta economica del partito di sinistra guidato da Alexis Tsipras. Uno dei punti fondamentali del programma è la cancellazione di una parte del debito, un passo importante ma non sufficiente per uscire dalla crisi, dice. Anche se riducono il nostro debito a zero, a noi resta il problema se non facciamo le riforme necessarie per lo Stato, come il sistema di tassazione, l'amministrazione pubblica e tutto il resto. Ma dall'altro lato non possiamo fare questi cambiamenti e stimolare la crescita se non troviamo una soluzione per il debito. L'opposizione alle politiche d'austerità è una delle bandiere del partito. Noi crediamo che quello che manca alla Grecia e che provoca l'incertezza è la visione sul futuro. Manca una prospettiva di sviluppo. C'è incertezza su cosa si farà domani, perché noi ora siamo nella trappola della finanza europea per poter pagare i vecchi prestiti. Ne vogliamo uscire. L'austerità provoca ingenti danni in Grecia e in Europa perché rende il debito insostenibile. Per Dragasakis bisogna ripartire da concetti come inclusione sociale per rispondere a quella che definisce la crisi umanitaria che ha colpito migliaia di greci. Perché non c'è solo la crisi dell'economia, conclude il deputato, ma anche dei principi e della fiducia. Presidente Galardi, in questo servizio abbiamo sentito la frase emblematica, molto chiara. Possiamo anche pagare tutto il debito e ridurlo a zero, ma se noi non applichiamo un nuovo metodo per affrontare ciò che nello Stato non funziona, per esempio il discorso fiscale e tributario, saremo sempre al passo poi non con le richieste europee, ma addirittura con il mantenimento dello status quo. Quindi le riforme sono necessarie al di là del debito, è così? Ma anch'io penso che il risultato di Tsipras in Grecia sia un risultato che dà dei segnali, che sono dei segnali diversi. Oggi sicuramente è prevalente il segnale della novità, del cambiamento e che dà un aiuto un po' più generale anche all'Europa andare a riconsiderare una serie di politiche di carattere europeo. È vero che all'interno del risultato di Tsipras ci sono anche delle contraddizioni. Il fatto di aver fatto un governo senza le donne veniva ricordato. C'è il fatto che è vero che ha fatto un governo, e questo è un altro dato importante, vista l'emergenza di quel paese in pochissimo tempo, ma è vero che si è alleato con una forza che su diversi aspetti che riguardano le politiche di carattere nazionale ha delle idee molto diverse. Pertanto sarà interessante, Tsipras, vedere come si muoverà, perché al di là
di questo impatto immediato e questa risposta immediata che vuole dare alla sua gente. E io qui vorrei sottolineare una cosa, gente che ha retto a pressioni del mondo delle lobby finanziarie e politiche europee che cercavano di, attraverso anche alcuni meccanismi di paura, di condizionare il voto greco. La gente ha detto che vuole andare in una certa strada e lui immediatamente ha dato una risposta. Adesso sarà interessante vedere come costruirà le politiche, perché anch'io sono assolutamente d'accordo. Certamente è importante ridare la tredicesima, riavviare e risolvere alcune situazioni di disagio, di profonda povertà che ci sono in Grecia, ma poi bisogna avviare politiche di riforme. Per avviare politiche di riforme a Tsipras gli mancano comunque, mi sembra, quei 2 o 3 voti, certo, assolutamente necessari per poterle portare avanti. Ecco, però io credo che assolutamente, fatte questi primi passaggi, che hanno un valore emblematico generale, poi occorrerà affermare come si fa lo sviluppo, come si affermano alcune politiche sulle questioni del lavoro, eccetera, eccetera. Chiaro. Pertanto dovrà cercare questo. Mario Furlan, come l'abbiamo detto più volte, tu sei stato il primo docente di motivazione di un corso universitario ed è importante capire che la motivazione sta alla base dei nostri successi, ma anche dei nostri insuccessi. Come ci approcciamo alla quotidianità e anche agli obiettivi della nostra vita. Ecco, in questo caso, non è azzardato dirlo, ne sono convinto, che il popolo greco aveva in Tsipras una profonda e radicale motivazione al di là dei programmi elettorali e al di là dell'effettiva efficacia poi potenziale del suo governo. La situazione era talmente precaria e disastrosa e senza speranza che la motivazione di un cambiamento ha determinato la vittoria di un candidato. È così? Sì. Io sono generalmente a favore del cambiamento. Einstein diceva che è follia pensare di ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose. In Grecia le cose non andavano, era necessario cambiare. Credo anche che l'eccessivo rigore imposto dalla Troica sia un po' come il medico che dice l'operazione è andata benissimo, è stata perfetta, però il paziente è morto. Quindi credo che servano delle politiche che rilancino l'economia, serva mettere un po' di soldi in tasca agli italiani e anche ai greci. Detto questo, io spero che Tsipras possa far rinascere la Grecia, possa portare un po' di benessere a questa gente. Sono stato recentemente in Grecia, ho visto persone che stanno veramente male. Ci sono un po' di contraddizioni, alcune delle quali ha illustrato l'amico Galardi. Il fatto che tutti quanti vedano Tsipras come il salvatore, osannato da Vendola a Marine Le Pen e Salvini, questo mi lascia un po' perplesso, perché se tu piaci a tutti, alla fine scontenti tutti. Non è possibile piacere a tutti, bisogna riuscire a scontentare qualcuno. Forse perché tutto quel parterre ce l'ha invece con una sola persona? Come? Tutto quel parterre che hai elencato, da Salvini a Vendola, passando per Le Pen, tutti lottano contro Germania la e contro la Merkel. Sì, infatti è più un andare contro la Merkel, la politica d'austerità della Germania, che un per una persona. Vediamo, io credo che sia importante dargli fiducia. Tra poco ci saranno le elezioni in Spagna, ci sarà una sorta di alter ego per alcuni versi di Tsipras, che è Iglesias, il leader di Podemos, che abbiamo visto nelle immagini accanto a Tsipras, che probabilmente otterrà lo stesso risultato. Sarà una ventata di novità. L'importante è che questa novità poi non procuri disillusioni, delusioni, perché noi l'abbiamo visto in Italia, ma non soltanto in Italia. Ogni volta si pensa, lui è l'uomo nuovo, cambierà le cose, adesso le cose andranno bene, e ogni volta si finisce con una delusione. Speriamo che in Grecia sia diverso. Speriamo. La stampa comunque in Germania è divisa sulla figura di Tsipras, alcuni lo osannano, come diceva bene il nostro amico Mario Furlan, e alcuni invece sono dei veri e propri detrattori. Vediamo. Stampa e opinione pubblica spaccate in Germania dopo la vittoria del partito anti-austerity Syriza in Grecia. I commentatori hanno avvertito i greci che i creditori non permetteranno al partito di sinistra guidato da Alexis Tsipras di mettere la Germania alle strette durante i colloqui sul mega debito di Atene. La Bild, il tabloid più venduto in Europa, ha titolato «I greci votano la paura dell'euro» e ha definito pericoloso il programma di Syriza, che punta a capovolgere le riforme economiche proposte da Berlino, primo contribuente dei pacchetti di salvataggio dell'eurozona. Ma cosa pensano i tedeschi?
dass es nicht dazu kommt, dass Spero che non si arrivi a un'uscita della Grecia dall'Eurozona. Sarebbe un male per l'Europa, ma anche per gli Stati Uniti e i paesi dell'Est. Io posso capire i greci e il fatto che non vogliano seguire le politiche europee, perché non fanno altro che creare loro un maggiore debito. E sulla cancellazione parziale del mastodontico debito che Syriza vuole chiedere a Bruxelles, un signore austriaco risponde. Assolutamente no, 100% no. Ognuno deve tenere fede ai propri impegni, da Merkel ai greci. Non ci possono essere compromessi. Scusi, signor Tsipras, ha messo in guardia la Bild. Questo è troppo. L'Eurozona non è un covo di scommettitori dove ognuno può giocare come gli pare, ha aggiunto il tabloid di Springer. Per lo Spiegel Online, invece, Tsipras merita un'opportunità. I greci potevano davvero votare un partito che ha messo il paese in ginocchio, ha scritto il settimanale di Amburgo, riferendosi al partito del primo ministro Antonis Samaras, Neodemocrazia. Tiziana Scalco, posizioni piuttosto contraddittorie fra di loro. È normale, è così, è anche naturale che sia così. Come diceva Furlan, sarebbe troppo anche scomodo che andasse bene a tutti, Tsipras e soprattutto in tutta Europa. Chiaramente il territorio della Germania è interessato particolarmente dalla lotta all'austerità. Ce la farà? Io lo so che non si possiede la sfera magica, però ci sono le condizioni politiche, economiche, perché il programma di Tsipras davvero riesca ad ottenere qualche risultato, secondo lei? Ma senz'altro è un programma molto azzardato, quindi adesso questa domanda evidentemente non ho una risposta e non potrei dirlo, però senz'altro si indirizza dentro quei bisogni che in questo momento non solo la Grecia ma anche altri paesi hanno e condividono. Pertanto, come dicevamo anche prima, perché c'è questa contraddizione? Perché da una parte raccoglie un po' tutte le discussioni in campo e ognuno ha portato, come dire, in qualche modo i propri principi dentro la discussione sull'Europa, però tutti quanti siamo d'accordo sul fatto che va modificato così com'è, che quindi la politica dell'austerità, che per certi versi ha potuto anche dare dei risultati per certi anni, oggi va rimessa in discussione. Questo non è il primo a dirlo la Grecia e questo governo, l'abbiamo detto anche noi e chiaramente cercheremo nei prossimi mesi, perché questi ragionamenti dovranno trovare risposte in tempi assolutamente rapidi. Io credo che sia giusto, lui sta giocando, loro stanno giocando la loro partita e quindi è chiaro che mettono in campo una discussione anche piuttosto oggetto di critiche da parte di tutti noi. Evidente che mettere in discussione l'appartenenza all'Unione Europea di uno Stato come la Grecia vuol dire mettere in discussione anche i patti che ci sono stati fino a qui, che anch'io penso vadano rispettati. Bisogna un attimo vedere in che maniera però questo andrà fatto, quindi quali potranno essere le mediazioni dentro le quali si potrà, perché come diceva bene anche prima negli altri interventi, insomma, ci dovranno poi essere prima di tutto il rispetto dei patti, però una modalità nuova anche per poter affrontare quelle che sono le criticità. Da lì poi si deve partire con delle riforme, fare le riforme non è semplice, allora quindi si dovrà imparare a confrontarci tutti in maniera anche più aperta rispetto ad alcune, e anche la Germania dovrà imparare a farlo però, perché è chiaro che cambia completamente prospettiva, ognuno dovrà metterci un pezzo. Io voglio fare solo l'appunto sulle donne, perché l'hanno detto praticamente tutti, meno che me, ed è strano perché io, cioè voglio dire, per me è sempre un principio che non mi è nuovo, come magari può essere per qualcun altro. Non l'ho detto proprio per evitare, perché questa è stata veramente una nota che secondo me in un momento, poi va detto sempre, però allora dobbiamo dirlo un po' su tutti, perché non è soltanto il governo Tsipras che sicuramente ha mancato in questo, ma anche, non so, la rosa dei nomi che hanno accompagnato le proposte sulla presidenza della Repubblica Italiana, così come tantissime altre, così come vediamo continuamente la politica gestita proprio da un punto di vista proprio della gestione del potere e delle decisioni da un punto di vista maschile, quindi sì, diciamo anche se Tiziana Scalco, il genere non sempre non è sinonimo, non lo butterei in questo momento questi termini. Mi auguro naturalmente che in futuro anche Tsipras faccia questa, certo, anche il governo greco faccia qualche
dia qualche novità in tal senso. Ma Mattarella non è al femminile? è già quello. Mattarella. Attendiamo di scoprire. Presidente Galardi, questo effetto Tsipras, secondo lei, avrà una ricaduta ovviamente su altri paesi dell'Europa e chiaramente sul nostro? Ma io sono convinto che appunto la Grecia, Tsipras escono da una campagna elettorale, come dicevo prima, è stata molto dura, molto pesante. Ovviamente nella campagna elettorale per prevalere vengono fatte e sono state fatte tante promesse, che io non credo che siano state cose che fanno parte di un progetto, di un programma. Poi io credo che ci sia il momento dell'incontro, della possibilità di dire cosa porto a casa. Ecco, io sono convinto che Tsipras porterà a casa delle cose, cioè non porterà a casa il 100% la radicalità delle sue proposte, ma porterà a casa delle cose perché colpisce, cioè prende un aspetto che è importante, che credo che ormai è al centro della discussione e del confronto, cioè questo passaggio dall'Europa dell'austerità, dei conti, eccetera, eccetera, a un'Europa più sociale, che comincia ad affrontare alcune problematiche che, se non vengono affrontate all'interno dei singoli stati e non ci sono i sostegni adeguati da parte dell'Europa, rischiano di diventare questioni sociali esplosive. Pertanto io sono convinto che questa avrà delle ricadute importanti, che sicuramente Tsipras porterà a casa dei risultati. Telegrafici Milo e Furlan, quindi è tra virgolette una fortuna aver avuto una sorta di trade union democratica tra il disagio e l'espressione del voto in Tsipras. Eh sì, ricordiamo anche che è un partito giovane che ha avuto un excursus importante e interessante, è partito da un 5% per un 11% per arrivare ad un 23%, certo, che lo dico in un excursus sta crescendo, però ha vinto con un 23%, quindi giusto per fare anche i confronti e le polemiche poi che scateniamo anche nel nostro paese. Il fatto però che abbia una politica, che abbia voglia di rimanere in Europa, la Grecia la vedo positiva assolutamente. Si diceva prima anche che effettivamente ci deve essere un impegno della Grecia per una politica di rilancio, ma anche l'Europa deve in qualche modo iniziare, come ribadisco al concetto di prima, a ragionare da Europa e quindi aiutare uno Stato membro a rimanere all'interno e non a immediatamente a puntare il dito. Meglio, se vogliamo il rigore dobbiamo anche metterlo nelle condizioni, aiutarlo perché arrivi nel minor tempo possibile al rigore, però non è sicuramente la soluzione migliore né per l'Europa mollare la Grecia né per la Grecia mollare l'Europa, quindi lavoriamo tutti insieme e dimostriamo che possiamo insieme fare in modo che sia un'impresa che riesca. Certo, Furlan, siamo davvero in chiusura, ma il 36,34% dei greci ha scelto Tsipras, quindi più di uno su tre. E per ora c'è una risposta democratica perché c'era uno Tsipras. Supponiamo in uno scenario malaugurato che Tsipras non riesca a risolvere le problematiche maggiori, quindi non c'è più neanche l'alternativa democratica, si rischia la piazza? È un rischio, potrebbe arrivare Alba Dorata, che ricordiamoci è il terzo partito greco. Con effetti molto più negativi. Certamente, quindi speriamo che Tsipras ce la possa fare. Poi la Grecia è importante per l'Europa, al di là del fatto che la Grecia è un piccolo paese, dicono alcuni, gli abitanti sono poco più di quelli della Lombardia, 10 milioni, però la Grecia è la culla della civiltà europea, non è Malta o Cipro o l'Estonia, con tutto il rispetto per Malta, Cipro o l'Estonia. La nostra civiltà occidentale, europea, è nata lì, per cui qualcosa che avviene in Grecia può avere un grande effetto domino in tutta l'Europa. Beh, insomma, staremo a vedere, naturalmente io e Chiara e Box Attualità continueremo a seguire tra le varie tematiche anche l'evoluzione della crisi greca, perché come giustamente sottolineato dai nostri quattro autorevoli ospiti, Grecia non è solamente Grecia, ma è parlare di una parte importante, fondamentale, indispensabile non solo per l'Europa ma per la stessa essenza democratica del nostro continente. Ci rivediamo tra poco dopo la pausa pubblicitaria perché parleremo di casa nostra, di Job Act e di iniziative, di cooperative, di privati che al fianco anche dell'azione governativa cercano di dare una risposta alle problematiche di lavoro soprattutto dei più giovani. A tra poco.
Amiche e amici, bentrovati a questa seconda parte di Box, archiviato il successo greco di Tsipras. Entriamo nel vivo di casa nostra. Siamo andati a intervistare nel capoluogo lombardo con la nostra troupe i milanesi per scoprire che cosa sanno del Jobs Act. Vediamo insieme che cosa sanno. Uno dei risultati tangibili del governo guidato da Matteo Renzi è il varo del Job Act, ovvero del nuovo pacchetto per le disposizioni del lavoro in Italia. Quanto è conosciuto dai cittadini ed è apprezzato oppure no? Mi sono informato soprattutto per quanto riguardava il lavoratore dipendente e quelle che erano le evoluzioni del lavoratore dipendente. Nello specifico, ho apprezzato che siano stati mantenuti i parametri per i vecchi lavoratori e ho trovato abbastanza adeguato i parametri per i nuovi, però le posso dire che poi alla fine non ne ho fatto un panorama così completo e preciso. Sì, praticamente è un intervento legislativo per riordinare il lavoro e quindi facilitare, secondo me, l'ingresso dei giovani precari al lavoro stesso. Ecco, quindi un punto qualificante qual è? È un punto qualificante, parlo per mio figlio, che lui è 4 anni che ha un contratto che gli rinnovano ogni anno, per cui con questo Job Act io penso che adesso debbano assumerlo definitivamente. Si parla molto dell'articolo 18, ma non è l'unica cosa che riguarda il Job Act. Dovrebbe permettere una maggior possibilità da parte di soprattutto dei giovani di accedere al mondo del lavoro, ma non ho idea esattamente in che cosa consista. Job Act è l'offerta che ha fatto Renzi per quanto riguarda l'economia, che è un'offerta che ha alcuni aspetti positivi, però dall'altra parte a mio parere non è molto attenta a quello che è l'esigenza veramente che c'è nell'economia. Un punto qualificante è praticamente cambia l'impostazione per l'assunzione delle persone e la gestione, diciamo, delle persone, quindi praticamente danno la libertà alle imprese di licenziare quando ne hanno bisogno, diciamo, pagando la buona uscita. È una revisione in termini contrattuali di alcuni tipi di contratto e dopo l'annullamento anche di diritti nello statuto del lavoro, diciamo. Secondo te è positivo o negativo come pacchetto? Secondo me è negativo. Maggiori garanzie per i vecchi assunti e minori per i nuovi, che mi sembra anche abbastanza condivisibile obiettivamente. Avevano detto che c'è un'occasione per i giovani, diciamo. Lei interessa il Job Act? Ho mio figlio di 26 anni, quindi ha già fatto tutte le domande, tutto quanto, ma si spera. Quindi è una specie di concorso? Penso di sì. E come sempre lo ricordiamo, noi le inchieste non le manipoliamo, sono 10 interviste, 10 risposte, le montiamo così. Insomma, c'è chi qualcosa sa, in maniera un po' confusa, chi invece ritiene che sia un concorso ministeriale, del tipo ho mandato già via la domanda, adesso speriamo che mio figlio... Poi si chiedeva, ma chissà perché non mi ha mai risposto a quel concorso. Ma... E fino ad arrivare invece alla persona che dice... È un modo, il penultimo dice, è il modo per tutelare ancora i vecchi lavoratori e un po' meno i nuovi, i giovani, e mi sembra anche giusto. Tiziana Scalco, in termini di massimi sistemi so perfettamente la tua storia, la tua sensibilità, la tua intelligenza, no, non è giusto, però è doveroso e opportuno avere un cambio di marcia rispetto al lavoro certo e assicurato che poi non c'è e forse non c'è mai stato degli anni 70-80? Ma intanto, quindi hai già detto tu, e poi voglio dire che queste interviste ci richiamano insomma a tutte le contestazioni che come CGL, come
sindacato in generale abbiamo sempre fatto su questo pacchetto, perché c'è una grande confusione, come c'è tuttora peraltro, quindi si è un po' tentato di vendere un rinnovamento, quindi un riordino, una riorganizzazione di tutti quelli che sono i temi e le materie del lavoro, che sono necessarie a mio parere assolutamente, perché devono essere aggiornate, perché è giusto metter mano a una serie di questioni che però, ecco, se con il metodo che è stato utilizzato, se vengono fatte in una maniera così confusa, evidentemente non può che trovare ulteriore confusione anche nei risultati. Prova ne è che la gente non ha ben capito, se non attraverso degli slogan, quindi a tutti appare quasi come finalmente le opportunità per i giovani, in verità, perché si è parlato molto di politiche attive, ad esempio, quindi hanno cercato di passare molto bene alcuni messaggi, che tra l'altro sono condivisibili, però nello stesso tempo hanno utilizzato un metodo e fatto scelte che invece vanno assolutamente in un'altra direzione. Quindi prima di tutto non si può fare una riforma del lavoro senza pensare di andare a sentire le parti sociali, quindi parti sociali io intendo le associazioni imprenditoriali e le associazioni sindacali, perché noi siamo coloro che raccolgono i bisogni, che hanno la storia, e quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché la storia della contrattazione in Italia e quindi del diritto del lavoro ce l'hanno le associazioni che da sempre, voglio dire, organizzano e si ritrovano a discutere di questo. Quindi l'errore fondamentale in questa scelta del governo è stato intanto di mettere in moto meccanismi di contrapposizione assolutamente assurdi, quindi facendo una guerra alle rappresentanze sindacali che oggi non ha trovato nessun tipo di, poi, di risposta in positivo da nessuna parte, cioè, voglio dire, ci ha messo tutti in difficoltà e siamo qui ancora a domandarci che cosa, il significato di questo e dove ci porteranno, e soprattutto che cosa è successo, cioè quali sono queste riforme dentro il Jobs Act, perché non sono chiare, non c'è ancora. E poi perché ha messo in discussione quello che era un diritto sacrosanto, se vogliamo anche dire che il diritto sacrosanto non c'è da molto tempo, che è quello del posto fisso, va bene, ma non è quello a cui dobbiamo aspirare, un non diritto sacrosanto al posto di lavoro. È chiaro. Cioè, so se mi spiego. Chiarissimo. Quindi su questo forse andranno rimessi in gioco delle discussioni che tengano dentro le associazioni e le organizzazioni sindacali. Questo per me è l'unico modo che avrà il Ministero del Lavoro e questo governo per uscire da questo impasse, perché io ritengo che il Jobs Act, così com'è stato costruito e così com'è, non porterà assolutamente a nulla se non a una grande confusione. La ringrazio e non avevo dubbi sull'obiettività nella risposta di Tiziana Scalco, adesso al di là delle battute che molto spesso in amicizia ci facciamo, ci mancherebbe. Stefania Milo, Scalco ha parlato di errore nel non coinvolgere o coinvolgere in maniera polemica il sindacato o frange del sindacato, andando a scegliere gli interlocutori. E per quanto invece riguarda il mondo del lavoro, in questo caso l'artigianato, che è la spina dorsale dell'economia italiana, abbiamo parlato in questi mesi, nei mesi scorsi, delle enormi sofferenze a tratti drammatiche degli artigiani che molto spesso hanno dei crediti non riscossi addirittura nei confronti della pubblica amministrazione. Ci tengo a sottolinearlo ogni volta, nonostante quanto è stato detto, oltre l'80% delle ditte, delle società, dei consulenti, delle partite IVA che avevano maturato dei crediti nei confronti dello Stato, al momento non sono ancora stati pagati. Quindi è giusto ricordarlo, perché è molto facile attivare PowerPoint e fare delle gran presentazioni di slide, però poi bisogna vedere la realtà. Al di là di questa polemica tipica del sottoscritto, io vorrei capire, Jobs Act per la CNA significa poter liberarsi, mi permetta la polemica, di personale superfluo o comunque in esubero, o la possibilità finalmente di aprire un mercato con assunzioni più facili? Allora, noi parliamo, quando parliamo di artigianato, di piccole e medie imprese, la maggior parte dei casi di aziende sotto i 15 dipendenti che non sono costrette o comunque non devono rifarsi l'articolo 18, certo. Giusto per da una parte dire quindi che il Jobs Act, indipendentemente dai suoi contenuti, non va ad inficiare quello che è le regole del mondo del lavoro per la piccola impresa, nel senso che può, lo dico brutalmente, comunque licenziare persone senza dover ricorrere poi al reintegro.
anche se poi licenziare qualcuno comunque in una contrattazione come quella italiana in questo momento pesante, direi così, non è mai facile. Il problema di una piccola impresa comunque è non è come mi libero di un dipendente o in questi termini, diciamo così, perché se il dipendente è funzionale alla mia attività e se ho lavoro, io non me lo perdo il dipendente, indipendentemente che la legge mi dica o che mi faciliti del farlo o meno. Sicuramente il discorso dell'assunzione per noi è un po' più complesso, perché ovviamente con la contrattazione attuale, quindi con un indeterminato, e quello che comporta, per quanto sicuramente meno problemi rispetto alla grande impresa, però visto una fluttuazione del lavoro come ormai attuale, come lo sarà sempre di più, è difficile prendersi impegni a lungo termine, a tempo indeterminato, quando non sappiamo domani mattina come va la nostra azienda, o meglio, domani mattina va bene, tra due mesi ci potremmo trovare una situazione complicata. Quindi sicuramente un'incentivazione in ingresso nel mondo del lavoro più soft, diciamo così, anche psicologicamente va incontro di più alle piccole imprese. Io però prima, e più che altro che focalizzarmi sulle forme di contrattazione per un indeterminato meno, mi concentrerei sul trovare il lavoro, nel senso in termini anche imprenditoriali, perché poi chi cerca un posto di lavoro da dipendente, devono esserci altrettanti imprenditori che lo diano. Quindi forse se ci concentrassimo di più su una politica di rilancio nelle microimprese, incentivassimo anche l'imprenditoria, va da sé che forse mando via qualche curricula di meno e mi cerco di trovare le condizioni e creatività per mettermi in proprio. Molto chiaro. Dunque l'Istat ha proprio in questi giorni diramato una serie di dati rispetto al mondo del lavoro, ha tracciato il bilancio, la disoccupazione è risultata in calo a dicembre, il tasso dei senza lavoro è sceso al 12,9%, rimane comunque molto molto alto per un paese come l'Italia. Il lavoro dunque è certamente uno dei problemi più grandi per il mondo italiano dell'imprenditoria, ma soprattutto dei giovani. Coop Lombardia, insieme a Lega Coop Lombardia, ha deciso di promuovere una campagna. Invece parliamo di qualcosa di positivo, perché sicuramente il mondo del sindacato ha la sua da dire, il mondo dell'imprenditoria, dei piccoli artigiani è sicuramente vessato, però ci sono delle possibilità anche e soprattutto per i giovani. Presidente Galardi. Sì, credo anch'io che anche guardando le interviste che avete fatto ci sia un rilevante problema di questo paese, perché lei ha citato il dato della disoccupazione, ma all'interno di questo dato della disoccupazione c'è un 43% di disoccupazione giovanile. E credo che anche la gente cerca di cogliere nel Job Ad qualcosa che dia un segnale, soprattutto una speranza a questi giovani. Io non sono ancora nelle condizioni di poter dire, anche perché elementi di conoscenza e di approfondimento ce ne sono ancora molti per capire se questo potrà funzionare. Noi però ci siamo messi in movimento, essendo una cooperativa vicino ai problemi di natura sociale, della gente e così via, abbiamo deciso di fare una cosa abbastanza originale. Voi sapete che nella grande distribuzione, c'ha i suoi cataloghi, c'ha i premi che dà, noi li diamo ai soci, gli altri li danno comunque alla clientela fidelizzata. Noi abbiamo deciso di chiedere ai nostri soci di usare quei punti non per ricevere il regalo, i piatti o i bicchieri, ma di mettere a disposizione quei punti per far fare delle esperienze di lavoro a un gruppo di giovani. Noi ci siamo posti l'obiettivo di realizzare qualche centinaio di tirocini lavorativi per 6 mesi, pagati, e questo non credo che sia un fatto, pagati non tantissimo, però pagati, e in maniera che attraverso queste esperienze poi questi giovani possano trovare anche delle collocazioni più stabili. Facciamo questo in collaborazione, lo diceva lei, con Lega Coop, e pertanto ci sono diverse cooperative di lavoro e di servizio che con noi fanno questa campagna. Ecco, noi crediamo di riuscire a dare la possibilità di fare questa esperienza lavorativa ad alcune centinaia di giovani nella nostra regione. Ecco, io credo che questo sia un segnale importante da una cooperativa,
vicina ai problemi del territorio, ai problemi della gente, ma anche comunque a una realtà della grande distribuzione che si mette al servizio per affrontare e per risolvere una piaga che è una grande piaga, che è quella della disoccupazione giovanile. Presidente, ma come funziona? Io con la mia tessera raccolgo. Allora, i punti lei con la sua tessera va a fare la spesa. Va a fare la spesa, quando va a fare la spesa accumula dei punti che poi solitamente questi punti vengono utilizzati per ricevere il premio, il piatto, il bicchiere o altre cose. Ovviamente attraverso questo comporta anche una grande campagna di sensibilizzazione. Noi in ogni punto vendita abbiamo i nostri comitati soci. I nostri comitati soci si metteranno a disposizione per sensibilizzare il consumatore e dire: sai cosa c'è? Tu magari hai sicuramente un figlio, un nipote che ha un problema lavorativo. Coop si mette a disposizione per fare questa cosa. La gente dirà: lascio giù 500 punti, 1000 punti, quello che sarà, che sono poi soldi concretamente. La cooperativa aumenterà quello che la gente mette, noi ci metteremo anche noi dei soldi, si creerà, diciamo così, un tesoretto economico che sarà messo a disposizione per far fare queste esperienze nelle diverse cooperative di lavoro che ci hanno dato la disponibilità. Non lo faranno in Coop. Non lo vogliamo mettere a nostro uso e consumo, lo mettiamo a disposizione di cooperative, di creare cooperative, di creare occasioni nuove di lavoro. Come saranno se questi giovani prenderanno il materiale nei nostri punti vendita, potranno accedere al nostro sito di Coop, iscriversi a Coop Giovani. Saranno selezionati. Saranno selezionati da due centri di formazione, saranno selezionati e questi giovani, se saranno selezionati, avranno questa opportunità e questa possibilità. Mario Furlan, un'iniziativa ovviamente sociale che va un po' nella direzione di quello che lei fa. Lei si occupa dei City Angels, li ha fondati nel 94 e in qualche modo la solidarietà è la cifra che la contraddistingue. Sì, intanto è molto bella questa iniziativa della Coop, complimenti. Tutti i giorni io ricevo richieste da parte di persone che dicono: non è che potreste aiutarmi a trovare un lavoro, ho perso il lavoro, non so come fare ad andare avanti. Una volta, anni fa, attraverso amici imprenditori, ogni tanto si riusciva a collocare qualcuno. Oggi è veramente difficile. Quindi le cose evidente che vanno cambiate. Per quanto riguarda il Jobs Act è un po' come un pesce, bisogna aspettare per capire se è buono o se è avariato. Il fatto che gli imprenditori, cioè coloro che danno lavoro, lo giudicano positivamente mi fa pensare che possa andare bene, perché chi deve dare lavoro deve essere messo nelle migliori condizioni per poterlo dare. Io credo che le vecchie contrapposizioni di lotta di classe, i padroni sono i cattivi che vogliono sfruttare, gli operai sono le vittime, sia un po' datata. Io credo che oggi tutti quanti sono sulla stessa barca. Imprenditori e lavoratori, tutti quanti hanno un nemico che è la crisi, a volte hanno un nemico purtroppo che è lo Stato, che anziché favorire l'occupazione la sfavorisce. Quindi dico, vediamo come funziona il Jobs Act, speriamo che si riesca a dare più lavoro e anche un po' di flessibilità credo che serva, perché come ha detto lei, un imprenditore non è scemo, che se il lavoratore è bravo lo vuole mandare via, oppure sadico per cui lo vuole sfruttare. Se tu sei bravo, se io sono un imprenditore e tu sei bravo, è il mio interesse tenerti il più a lungo possibile. È chiaro che se il lavoro non c'è e se tu non funzioni, non ha senso che io ti tenga, sono costretto a tenerti perché a quel punto devo chiudere l'azienda e andiamo tutti quanti a casa. Beh, se fosse così non sarebbe neanche tanto bisogno di avere delle leggi così complicate, adesso senza voler dire, perché quello che stavi dicendo tu, scusa se interrompo un attimo, sì. Cioè è sacrosanto, il problema è che poi non funziona così, non è che l'imprenditore cattivo licenzia, se è buono non licenzia o il lavoratore, cioè c'è un po' di confusione, nel senso che il mondo del lavoro è piuttosto complicato, quindi anche definire un lavoratore che lavora bene o che non lavora bene molto spesso non è un sentimento oggettivo. Se io sono un imprenditore. Molte volte nel mondo del lavoro avvengono, cioè ci sono delle dinamiche
che molto spesso mettono in discussione questa regola, che dovrebbe essere una regola che di norma giusta e che deve essere applicata per tutti, per cui non c'è una questione di contrapposizione, attenzione, c'è un problema se ci sono delle regole che tengono in considerazione le diverse necessità, cioè quelle dell'impresa e quelle dei lavoratori, perché sono a volte purtroppo differenti, cioè nel senso che le esigenze anche di un lavoratore possono andare a confliggere con quelle che sono in quel momento le esigenze dell'impresa. E allora cosa succede? Che devo trovare una mediazione per rispettare entrambe le cose. Ecco, questo è trovare delle regole per far convivere, e quindi il giusto o lo sbagliato, il cattivo o il buono, cioè non è così semplice, non è soggettivo, capito? Pur tutti animati dalle buone intenzioni, molto spesso poi rispetto ai bisogni si innescano dei meccanismi che mettono in difficoltà. Allora, dato che l'impresa è l'imprenditore è sempre comunque più forte rispetto al dipendente, e questo mi sembra che... Non sono perfettamente d'accordo neanche su questo, perché poi nel caso estremo del licenziamento i motivi per giusta causa, se li andiamo a vedere, sono effettivamente di una gravità che è molto complicato anche licenziare nel momento qualcuno. Perché poi, Stefania, cioè non c'era bisogno di intervenire con delle norme nuove, perché noi ne abbiamo a bizzeffe di norme. Il problema sì, però ripeto, allora il licenziamento per giusta causa è se tu trovi in flagrante un dipendente che ti sta sottraendo dei soldi. C'erano già normative, no? Che quindi, la possibilità di licenziare. Ci sono poi motivi di licenziamento che sono anche molto... C'era già tutto. Sì, però ci sono motivi di licenziamento che oggi non sono comunque codificati, cioè per licenziare per giusta causa abbiamo delle cose di una... lampanti, che ci mancherebbe altro che arrivando a quei punti non si possa procedere con dei licenziamenti. Ma infatti ci sono una serie di motivi, perché comunque il mondo del lavoro, da dipendente soprattutto, deve cambiare, ma non è ancora cambiata la mentalità del dipendente. Io non ho detto che non c'era una necessità di intervenire, c'è quindi da fare un conto è intervenire con delle regole che effettivamente rilanciano il lavoro, ma qui siamo partite da un'altra roba, cioè abbiamo messo in campo una discussione che ha messo in contrapposizione, quindi ha fatto esattamente quello che dicevi vedi, tu Tiziana, prima. Io credo che la cosa migliore sia riuscire ad andare d'amore e d'accordo sindacati e imprenditori. Qualche volta non è possibile. Ti ricordi quello che dicevo prima riguardo a Tsipras? Non potrà accontentare tutti. A un certo punto chi cerca di accontentare tutti scontenta tutti. Qualcosa è da cambiare. Io credo che se c'è qualcosa da cambiare deve essere nel senso di un maggiore stimolo all'economia e anche, dico una parola che a me non piace, una maggiore flessibilità. I datori di lavoro devono essere messi in condizione di essere facilitati nell'assumere. Si è parlato molto, al di là dell'articolo 18, dei licenziamenti disciplinari. Una cosa che io non ho capito è, se un datore di lavoro non fa quello che gli dici, ti insulta, ti dice parolacce, io lo voglio licenziare, però quello sarebbe un licenziamento disciplinare che non si può fare, che cavolo. Come se io sono un datore di lavoro, voglio essere messo in condizioni di licenziare qualcuno, non soltanto se mi ruba i soldi, ma anche se si comporta male. C'è lo statuto dei lavoratori e tanto di contratti, qui voglio dire posso avere supporto anche... Perché io ho esperienze diverse, io non sono un imprenditore, però parlando con... Io conosco un imprenditore che ha dovuto chiudere perché non poteva licenziare dei suoi operai che non lavoravano bene, erano dei lavativi, e questi qua... Per giunta lui diceva fate così, dicevano no, noi facciamo i cavoli nostri. Beh, lui evidentemente era una situazione un po' particolare, perché oggi c'è richiamo scritto una volta, la seconda, dopodiché poi essere allora, passibile. Lo statuto dei lavoratori che nasce nel 1970 ha disciplinato tutta una serie di... Poi possiamo dire che non le abbiamo, non ci sono mica le case... No, è così. A livello teorico. Scusate, sì, c'è il disciplinare, richiamo, secondo, terzo richiamo. Allora, anche nel momento in cui tu metti in cassa integrazione un dipendente perché effettivamente cala il lavoro, comunque c'è un incontro con i sindacati, comunque sono una serie di partite che si aprono, in cui si va sempre, dico cassa integrazione ma può anche essere licenziamento, si poi entra comunque in un dualismo purtroppo in cui l'imprenditore pare che voglia sempre fregare qualcuno, in questo caso il dipendente. Il coltello dalla parte del manico è che l'abbia l'imprenditore, perdonatemi, ma non è assolutamente così, al massimo è 50-50, perché comunque sia ti posso licenziare, ma ripeto, ti licenzio se effettivamente questo è un problema reale, non ti licenzio perché hai il maglione rosso e a me il colore rosso non piace. Ci sono
discretamente, Stefania, nelle micro realtà, io non voglio entrare nelle... Non ho capito il richiamo di Tiziana Scalco. Suggerirei di stare una settimana a fare la sindacalista, sia Stefania che lui, poi dopo ce la racconta. Sì, ho capito. Ti consiglio, allora, stesso consiglio, facciamo cambio. Vieni una giornata della nostra azienda. Personalmente. No, vieni una giornata delle nostre aziende e ti faccio, ti dimostro qual è il livello. Ma guarda, io non ti sto dicendo che gli imprenditori sono tutti cattivi. Io ho sempre fatto accordi e soprattutto ho trovato sempre degli imprenditori con cui sono riuscita a dialogare. Questo significa che l'approccio sindacale è sempre un approccio nel tentativo di trovare delle soluzioni ai problemi, perché i problemi li hanno i lavoratori e li hanno le imprese, noi questo lo sappiamo perfettamente, nessuno dice il contrario. Una cosa è chiara, visto che poi è compito del conduttore fare la sintesi, che si può andare d'amore d'accordo su tantissime argomentazioni. Quando si parla poi di cose, come in questo caso di lavoro, escono gli ambiti quotidiani. In questo caso il sindacato sta facendo il sindacato e il CNA sta facendo il CNA, addirittura Furlan, da uomo delle associazioni, che conosce quotidianamente tantissime persone, ha avuto anche dei casi particolari, eccezionali, che però ha portato all'attenzione. Presidente, in conclusione di questa parte, lei voleva dirci ancora qualcosa, ma io le chiedo, oltre a dirci quel qualcosa che stava tenendo in serbo, lei come ritiene questo dibattito? Che siamo avanti per quanto riguarda i termini Job Act, e quindi queste grandi definizioni molto inglesi, però siamo ancora molto indietro per quanto concerne il lavoro, soprattutto con le nuove dinamiche? Assolutamente, questo è quello che volevo dire. Esatto. Io credo che è giusto parlare di regole, credo che le regole anche facilitino tutta una serie di cose, ma oggi il problema più rilevante che c'è in questo paese è che non c'è il lavoro. Cioè, non c'è il lavoro, insomma, manca il lavoro, manca le possibilità di occupazione. Io posso avere grandi flessibilità, grandi cose e così, però se non ci sono le condizioni perché io possa assumere, poi tutto questo viene un po' vanificato. Io credo che, e questa è la dimostrazione anche delle diverse interpretazioni che ci sono qui, siano il frutto di come si è sviluppata questa discussione attorno al Job Act. Io sinceramente credo che si fatichi ancora, mancando tutte le cose attuative e così via, a capire bene dove si va a parare su queste questioni. Il problema, almeno dal mio punto di vista, non è tanto ricreare nuove flessibilità, ulteriori flessibilità e così via. Guardandolo dai due aspetti, io credo che ci sia un aspetto che riguarda le aziende e sia l'aspetto quando un'azienda è in difficoltà, in crisi economica e ha dei problemi rilevanti, come affronta quelle problematiche relative ai lavoratori. E dall'altra, comunque, come salvaguardare i diritti dei lavoratori senza che questi vadano a deteriorare, diciamo così, i rapporti all'interno dell'azienda. In tutto questo, e finisco, si pone troppo poco l'accento, l'ha fatto recentemente il ministro Poletti in una battuta, io credo che esista un problema rilevante, che è la legge Fornero. La legge Fornero ha cambiato aspettative di vita di molta gente che voleva andare in pensione. Nello stesso tempo li ha costretti a stare all'interno delle aziende, magari un po' demotivati perché avevano altre aspettative, altre cose, e nelle aziende non entra più un giovane. Io credo che questa sia sicuramente una questione che il legislatore si debba riporre. Tra l'altro, mettendo tale disposizione in un meccanismo di bilancio, abbiamo visto non si possono neanche raccogliere firme per un referendum, in quanto la Corte Costituzionale non ha ammesso neanche il quesito referendario, al di là di chi l'avesse presentato, quindi non è ovviamente una promozione per la Lega, però la scorrettezza, e come si usa sempre, me ne assumo le responsabilità, di Mario Monti e del suo governo, di aver inserito una cosa così grande, così fondamentale, così, se volete, anche aberrante nel senso letterale, cioè che va al di là dell'ordinaria amministrazione, in un meccanismo di bilancio che non rende addirittura referendabile una scelta così importante invece per noi giovani e per i meno giovani. Se Chiara è d'accordo, andiamo in pubblicità. Certo, ci vediamo subito dopo. Poi tra poco, per parlare di Expo, ma soprattutto per parlare di prezzi, di furbetti e di sicurezza. Rimanete con noi.
Di nuovo insieme, bentrovati, terza ed ultima parte, come preannunciato, dedicata a Expo, non tanto sotto il profilo di nutrire il pianeta, nuova energia per la vita, che è il tema dell'esposizione del 2015, che come tutti sanno si terrà dal 1 maggio alla fine di ottobre a Milano. Parliamo invece dei problemi collaterali di Expo che stanno emergendo e come sempre all'ultimo minuto. Da una parte abbiamo il problema reale dei furbetti che potrebbero sfruttare la situazione, quei 6 mesi di Expo, parliamo soprattutto del mondo del commercio, per applicare prezzi folli, duplicarli, triplicarli. Lo sapete che ci sono alberghi che già cambiano in funzione delle esposizioni fieristiche durante l'anno le proprie tariffe. Ma qui parliamo per esempio di camere singole vendute normalmente a 100 euro a notte, già presenti sul sito internet di quell'albergo a 400 euro a notte. Quindi stiamo parlando di speculazione di un evento e soprattutto del fatto che molte persone quando si troveranno a Milano sì, avranno pure programmato il loro arrivo, però o rimani a Milano o te ne vai. Ecco perché c'è un problema di salvaguardare l'esposizione non soltanto all'interno dei padiglioni ma soprattutto a Milano. Parleremo però anche di sicurezza, perché dopo i fatti di Parigi ma anche di Cremona, che un gruppo di Black Bloc ha messo a ferro e fuoco, il problema sicurezza per Regione Lombardia sta assumendo davvero connotati molto importanti. Entriamo prima nel discorso dei prezzi con questa denuncia di Confesercenti e il relativo patto per Milano. Vediamo. Anche Confesercenti Milano ha sottoscritto il patto per Expo del Comune volto a etica di mercato, deontologia, qualità dei servizi, presentato oggi dall'amministrazione comunale. Le linee guida contenute nel patto serviranno a creare ed alimentare una rete informale che renda la città di Milano accogliente e aperta, in grado di orientare imprese, visitatori e turisti durante e dopo Expo 2015. Saranno messe in campo azioni di sensibilizzazione mirate, come ad esempio informazione e distribuzione di materiale divulgativo sull'evento, attuazione di fasce orarie di apertura coerenti con un servizio ottimale per il flusso di utenza di Expo, ma soprattutto trasparenza nell'esposizione dei prezzi per evitare la solita speculazione dei soliti furbetti. Ci siamo dotati di un codice di autodisciplina, un codice etico dove noi sosteniamo in maniera forte il fatto che poi un turista scontento lo dirà a più persone possibile, magari quello contento se lo terrà per sé, quindi questo può essere un boomerang negativo per tutto il sistema paese. La Regione Lombardia ha attivato una procedura dove inviterà gli utenti a dare delle valutazioni in merito al servizio ricevuto e quindi in questo modo monitorare un po' l'andamento dei prezzi. Però sappiamo che i prezzi delle strutture ricettive quando si tratta di fiere o di situazioni che non rientrano nel classico tariffario possono slittare. Ci auguriamo che non ci sia un lucro eccessivo e, come dicevo prima, tornarci tutto indietro. Con la sottoscrizione del patto ci si attiverà per monitorare e garantire la qualità dei servizi erogati grazie alla collaborazione tra Comune di Milano, associazioni di categoria, distretti urbani del commercio, associazioni di consumatori e la pluralità di operatori economici e culturali coinvolti nell'evento. L'adesione al patto comporterà l'impegno nel potenziare l'attrattività urbana e l'accoglienza turistica e commerciale, garantendo innanzitutto trasparenza, flessibilità e accessibilità, promuovendo il Made in Italy, fornendo servizi di qualità crescente al visitatore. Il patto per Expo è un passaggio importante, è una forma diciamo di galateo dove tutti gli operatori commerciali, distretti del commercio, le associazioni, i singoli commercianti presenti sul territorio si impegnano a tenere un codice deontologico per dare il miglior benvenuto ai 20 milioni di turisti che saranno su Milano. Ciò cosa vuol dire in poche parole? Che se una persona deve andare in bagno, non per forza deve bere il caffè, ma si potrà offrire la cosiddetta acqua del sindaco, che ci saranno delle informazioni gratuite per indirizzare nelle giuste location i turisti, che saranno valorizzati anche i prodotti tipici, quindi valorizzando anche quella, la cultura enogastronomica del territorio. Quindi tutta una serie di iniziative
portate a valorizzare il territorio, ma anche insomma, quando arriva un ospite a casa bisogna fare bella figura. Allora, Presidente Galardi, se viene un ospite a casa bisogna fare bella figura, se ne arrivano 20 milioni insomma la questione è un po' più complicata. Più è chiaro che Confesercenti analizza nella prima parte il problema della speculazione dei prezzi, che è un problema reale, nella seconda invece va ad affrontare il discorso della deodontologia, della ospitalità. È comunque un problema non indifferente perché tra l'altro è emarginato nella sensibilità e soprattutto nell'onestà dell'individuo. Ma assolutamente sì, io credo che continuo a essere fra coloro che considero Expo una grandissima occasione per Milano, per la Lombardia, ma per l'Italia. Purtroppo in questi mesi non abbiamo fatto figure bellissime e i messaggi non sono stati dei migliori. Spero che nella fase conclusiva e nell'atto della gestione di Expo possiamo riscattarci ampiamente. Io ieri ero appunto a Palazzo Marino, sono COP, è uno dei sottoscrittori di questo patto, che è fatto appunto dall'associazionismo, dalle associazioni di rappresentanza dei consumatori, da tutta una serie di soggetti, così come veniva detto nel servizio. Mi auguro che questo codice etico, deontologico, venga assolutamente rispettato. Io sono convinto che ovviamente ognuno farà la sua parte, però, come diceva lei, sono assolutamente d'accordo, occorre che a tutti i livelli sia combattuto e vengano perseguiti coloro che vogliono fare i furbetti, facendo fare una brutta figura alla città e complessivamente al sistema paese. Ecco, io credo che gli elementi di accoglienza, non solo, siccome è una grande occasione anche da un punto di vista anche economico, dico io, avere qui milioni di persone che vengono a Milano e così via, è già un'occasione per se stesso. Non bisogna assolutamente fare i furbi e volerci speculare, bisogna invece dare una bella immagine, mettere a disposizione molte proposte, molte possibilità, che al di là di Expo rimanga anche un ricordo di Milano, dell'Italia, di un certo tipo, e ci possa ricollegare e rimettere in sintonia con il resto del mondo. Intanto che ci siamo, scusi, io ammetto la mia ignoranza, ma lei sa cos'è l'acqua del sindaco? L'acqua del sindaco è l'acqua pubblica. Esatto. È l'acqua pubblica che viene. No, perché quando il presidente di Confesercenti ha detto: se uno deve andare in bagno e va al bar, può anche chiedere l'acqua del sindaco. Io dicevo: ma cos'è questo nuovo prodotto? Oltre all'acqua santa, c'è anche l'acqua. Perché magari fra le varie bibite c'è anche questa nuova acqua del sindaco che io non ho assaggiato. Invece ho scoperto che era l'acqua del rubinetto. È l'acqua del rubinetto, assolutamente sì. Quindi 20 milioni di bicchieri di acqua del sindaco in cambio di. Non so quanta disponibilità ci sarà su questa cosa. Ma non so a proposito di questa battuta, però la dice lunga sul pensiero che c'è dietro a Expo. 20 milioni di invitati, diciamo così, a transitare nel nostro capoluogo di provincia, di capoluogo di regione, ma anche in tutte le piccole province. Saranno destinati a ricevere solo ed esclusivamente l'acqua del sindaco? La mia domanda è questa: siamo pronti? Allora, siamo pronti, bella domanda. Sì, diciamo che siamo pronti. Sicuramente si poteva, come sempre, anche gestire meglio la cosa e quindi sfruttare maggiormente, uso il termine sfruttare anche da un punto di vista economico, quindi non lucrare su questo evento, quindi si poteva mettere di più a servizio del paese, Expo, e quindi fare in modo che la ricaduta economica fosse maggiore con un piano politico di sviluppo di turistico migliore, però va da sé, le cose sono andate in questo modo, stiamo parlando comunque di 20 milioni di visitatori e credo che non saremo molto distanti da quello che saranno i numeri reali, quindi o torto collo questa cosa genererà almeno per il 2015 sicuramente
sicuramente un maggior flusso di denaro e quindi di circolazione. Mi auguro che i nostri operatori non solo sfruttino al momento la situazione Expo, ma che ne possano trarre beneficio anche alla lunga, quindi far conoscere il Made in Italy in quell'occasione, quindi per molti sarà anche la prima occasione per venire in Italia, ma che si possa poi raccogliere i frutti degli anni successivi. Soprattutto mi riferisco anche a molti operatori, piccoli operatori che vendono Made in Italy non soltanto nel food, ma anche in altri settori, e quindi sfruttino poi successivamente questi canali vendendo online, per esempio, quindi facendosi conoscere e quant'altro. Dopodiché io, nonostante appartenga a una categoria imprenditoriale, sono un po' critica sugli imprenditori stessi, quindi voglio sperare che non lasciano soltanto un brutto ricordo nei turisti e quindi sfruttino il momento e poi chi si è visto, ma che possano lasciare un messaggio positivo. Abbiamo anche servizi comunque sempre online da TripAdvisor e Booking, credo che non perdoneranno e non perdonino, di conseguenza i primi che fanno eccessivamente i furbi verranno proprio bastonati dalla rete stessa. Quindi credo chiaro che se la mentalità dell'imprenditore fosse un po' più imprenditoriale, meno mordi e fuggi, ne guadagnerebbe il paese. Ecco, forse allora l'Expo potrebbe servire agli imprenditori, e la criticità l'hai evidenziata tu, per questa mentalità che è un po' vecchia. Assolutamente sì, nel senso che ci si aspetta dall'Expo grandi cose, perché il dovere del sistema paese di portare turismo e quindi utenti, ma l'imprenditore deve fare la sua parte, nel senso che forse già il fatto che arrivino 20 milioni di persone è già quello che si poteva fare. Si tratta appunto di erogare un servizio corretto, far vedere all'altezza. All'altezza delle richieste, esatto, del resto del mondo e di un servizio. Poi non voglio arrivare appunto al pubblico esercizio che possa dare, concedere gratuitamente i propri servizi e dare in più anche l'acqua del sindaco, appunto, perché quello non è comunque corretto, nel senso che parliamo di una quantità di persone, quindi praticamente i pubblici esercizi potrebbero semplicemente dare l'accesso ai loro servizi, non avrebbero nessun tipo di vantaggio. Non stiamo facendo beneficenza, voglio dire, stiamo cercando di lavorare. Quindi... Mario Furlan, l'occasione fa l'uomo ladro, figuriamoci l'Expo. Ci vorranno controlli. Io credo che sarà difficile controllare tutti. Temo che ci saranno alcuni commercianti, albergatori, ristoratori, baristi, venditori, che se ne approfitteranno, soprattutto nei confronti di quelle persone che non conoscono né l'italiano né l'inglese, penso soprattutto a quanti verranno dalla Cina, dall'Estremo Oriente. Il famoso cappuccino in galleria a 24 euro. Sono cose che vanno sanzionate, qualcosa scapperà senz'altro. Quello che sarà ancora più difficile sarà garantire una sicurezza assoluta, che non esiste, perché abbiamo visto in tutto il mondo, basta che arrivi un jihadista, un cane sciolto, con una macchina, un coltello, ti fa disastri, ammazza la gente, come fai a frenarlo, a controllarlo? Io sono comunque ottimista, sono molto ottimista riguardo all'Expo, credo anch'io, come dice Guido Galardi, che sia una grande chance, e spero che l'Expo 2015 sia un po' come le Olimpiadi di Roma del 1960, che hanno rilanciato l'Italia dopo i disastri della guerra, la povertà del dopoguerra. Quelle Olimpiadi sono state la fine del periodo di macerie e di depressione. Io spero che questo Expo sia l'inizio della fine della crisi che ci trasciniamo dietro da tanti anni, che sia una bella occasione per rilanciare l'Italia, e da motivatore dico speriamo che sia un momento in cui noi italiani, noi milanesi, possiamo credere in noi stessi e far vedere al mondo che siamo un paese che crede in se stesso, un paese che vale, un paese che ha speranza nel futuro. Un paese che risorge dalle ceneri come la Fenice. Tiziana Scalco, mi sono piaciute tre parole in particolare del servizio: etica di mercato, deontologia e qualità dei servizi. Tre parole chiave per raccontare un modo nuovo di porsi agli occhi del mondo che verrà nel nostro paese. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Saremo all'altezza? Beh, mi pare che il servizio ci dica che non lo siamo, nel senso che noi con Expo saremo una vetrina per il mondo intero, quindi è chiaro che qui ci giochiamo la faccia, come si dice, no?
perché tutti gli occhi saranno puntati su questo evento, sotto tutti i suoi profili, quindi già fino a qui non è che abbiamo dato grandi esempi, senza voler essere per forza guardare solo al negativo naturalmente, però tra corruzione e ritardi, insomma ce n'è di ogni. Ecco, su questo che però è tipicamente italiano... Però si sa che gli italiani alla fine riescono a tirare fuori il coniglio dal cilindro, non ho capito. Gli italiani si sì. sa che sì, riescono sì, no, infatti, a tirare questo fuori che è tipicamente italiano, cioè di fare i furbi, perché poi in effetti l'offerta del servizio in verità lasciato così alla libera scelta, purtroppo non ci vede, come dire, fare belle figure, ecco, mettiamola così, citava prima Vladimiro il cappuccino a un prezzo esorbitante, ecco, quindi noi veniamo già da questa mentalità. Ecco, io mi auguro che Expo, anche grazie alle tecnologie che Stefania diceva molto bene, possa essere un po', come dire, anche un punto di osservazione proprio per noi, cioè che serva a noi come esperienza, gli italiani, perché si devono confrontare con queste nuove modalità che mentre all'estero sono già utilizzate, quindi c'è già un termine di confronto che li mette in discussione, quindi mette in discussione un po' il furbettino, e in questo caso sono i furboni. Ecco, io credo e spero che si parta con questo spirito, cioè sapere che non è possibile fare quella roba lì, anche perché davvero ci lasciamo la faccia, insomma, può essere per noi un punto di rilancio, voglio essere anch'io positiva, però allora dobbiamo lasciare una buona immagine, no? Quindi tralasciamo magari altri aspetti, però su questo, ecco, l'accoglienza, è il nostro un paese che dovrebbe avere, come dire, essere maestra in questo, visto le bellezze che possiamo offrire, in questo caso soprattutto perché parliamo di alimentazione, di cibo, cibo per la vita, insomma l'Italia può essere davvero, come dire, un centro mondiale, in questo siamo un bellissimo esempio per tutto il mondo, beh, mi auguro che non, come dire, che non lasciamo un ricordo, di non lasciare un ricordo negativo invece a chi verrà a visitarci. Quindi su questo vuol dire che bisogna però fare un po' di più, ecco, anche in questo protocollo, in queste intese, essere un pochino più severi, andare un po' oltre l'acqua del sindaco, eccetera, eccetera. Va bene. Fare un po' di più e farlo bene. Certo. No, volevo dire, solitamente quando ci sono delle manifestazioni, no, nel nostro paese, cosa si mette in moto? Che per vendere i biglietti c'è bagarinaggio, no? Ecco, noi qui diamo un esempio, cioè noi vendiamo ai nostri soci già da adesso i biglietti con il 30% di sconto, ecco, una semplice quindi cosa che però può andare verso quelle che dovranno essere le buone pratiche. Brave. Che da qui all'Expo ci debbano accompagnare. In una buona direzione. Mi riallaccio a quello che diceva Furlan parlando di sicurezza, è vero, 20 milioni di turisti, di persone per visitare Expo, sono una marea di gente, e soprattutto alla luce dei recenti attentati di Parigi, il Movimento 5 Stelle ha chiesto al governo e soprattutto alla Regione Lombardia che ospita chiaramente Expo, quale modello di sicurezza vogliono mettere in campo per tutelare cittadini e visitatori. Vediamo. Dopo i tragici fatti avvenuti a Parigi, gli attentati terroristici anche qui in Regione Lombardia, ci si domanda in vista di Expo se tutti i protocolli di sicurezza sono stati rispettati. Cosa intendono fare il governo italiano e la Regione Lombardia per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante il periodo della manifestazione di Expo 2015? Quali sono le misure che intendono attuare per prevenire eventuali manifestazioni violente e atti terroristici? Di fronte alle minacce del mondo no global, il governo e la Regione intendono destinare ulteriori fondi e mezzi per garantire la sicurezza dei cittadini, turisti e strutture sensibili e strategiche? Sono queste le domande di un'interrogazione rivolta al ministro Alfano da Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle e contestualmente al presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, dal consigliere regionale Stefano Buffagni, in vista dell'esposizione universale del 2015. Si sta preoccupando molto della sicurezza interna al sito espositivo, ma i problemi sono anche fuori e sono di natura terroristica. Se su quelli di natura terroristica siamo sicuri che oggi il Ministero degli Interni si sia attivato anche con Maroni e con le prefetture, siamo preoccupati per i rischi connessi a un nuovo G8 a Milano, ovvero i famosi black bloc che si stanno organizzando. Allora, siccome non vogliamo che si arrivi in prossimità dell'apertura dell'Expo senza avere un piano di sicurezza per la gestione di Milano e del territorio, ci siamo attivati per sollecitarlo, perché ovviamente dicono sì, state tranquilli e poi incredibilmente ci troviamo sempre impreparati. Abbiamo chiesto più risorse anche per la polizia per quel periodo, perché noi siamo a favore delle manifestazioni, quindi se qualcuno vuole manifestare contro Expo siamo
assolutamente concordi, però dobbiamo evitare che i violenti poi strumentalizzino queste manifestazioni e passi all'opinione pubblica solo la violenza e non la mera opposizione di merito. A Milano si attendono 20 milioni di persone per visitare Expo. Alla luce dei recenti attentati di Parigi e la notizia per cui si starebbero organizzando manifestazioni antagoniste per l'inaugurazione del 1° maggio, i pentastellati lombardi chiedono a governo e regione quale modello di sicurezza vogliono mettere in piedi per Expo 2015. In sostanza, dopo gli scandali sulla macchina organizzativa, che almeno i visitatori siano al sicuro. Immaginatevi una bomba in un sabato pomeriggio all'interno del sito espositivo Expo. Beh, capite che diventa un problema, quindi noi vogliamo semplicemente che si tutelino gli italiani, si tuteli chi vuole manifestare, ma la violenza deve essere assolutamente combattuta e la polizia deve essere messa in condizione di lavorare bene, non che questi poveracci non hanno la benzina per mettere dentro le macchine, devono stare attenti. Noi vogliamo essere cittadini tranquilli, mettiamo in condizione le forze dell'ordine di lavorare bene. Tiziana Scalco, da una parte ci sono ovviamente questi 20 milioni di visitatori che stanno arrivando, si spera che arrivino perché comunque possano, per poter innescare un circolo virtuoso, dall'altra parte però ci sono effettivamente delle difficoltà di gestione. Il Movimento 5 Stelle ha portato alla luce questo tema, infine dicendo i poliziotti non hanno nemmeno la benzina per pattugliare le strade nella normalità, figuriamoci in un momento in cui ci si aspetta una massa di persone così grande. Anche qui ci troveremo impreparati. Ma il consigliere 5 Stelle ha chiaramente messo in evidenza, ma è un tema che senz'altro conosciamo molto bene, e io non credo che si possa pensare che un elemento di sicurezza in un momento del genere, tra l'altro, già lo era prima, però è chiaro che dopo i fatti di Parigi è un elemento di preoccupazione notevole, non può esserlo solo della regione Lombardia, ma sarà proprio un elemento di preoccupazione e quindi di intervento del governo, quindi ci sarà, questo io do per scontato che ci sarà, perché evidentemente è una preoccupazione che abbiamo tutti, non è che l'hanno sollevata loro e gli altri non ce l'hanno, insomma, voglio dire, siamo tutti preoccupati di questo, sono convintissima che su questo ci attrezzeremo, pur sapendo che appunto sono imprevedibili queste situazioni, purtroppo ci mettono tutti, come dire, in una situazione di grande preoccupazione, di preoccupazione vera tutti i giorni, non soltanto perché c'è l'Expo. Certamente l'Expo sarà una grossa vetrina anche per loro, abbiamo detto prima, tutte le cose positive, purtroppo lo potrà essere anche per il terrorismo, per tutti i fondamentalismi che in questo momento si stanno mettendo, però io credo e mi auguro che in tempi brevissimi ci sia una governance di un sistema di sicurezza che dovrà vedere ben oltre, insomma, il bisogno della benzina nelle auto della polizia, ma proprio un insieme di, quindi una rete di sicurezza che si stringerà attorno, che ci sia un piano. Io penso che lo stiano anche già immaginando. Ecco, Stefania Milo, limitativo e sicuramente pretestuoso alimentare paure da parte di organizzazioni politiche o da chi che sia. E su un'esposizione così importante, voglio dire, è come se uno durante le Olimpiadi a Londra si fosse alzato 3 mesi prima dicendo: ah, attenzione a venire a Londra perché potrebbe, che ne so, esserci una bomba durante una manifestazione. È chiaro che esistono professionisti per evitare, sia di intelligence che a livello di forze dell'ordine, queste manifestazioni drammatiche e soprattutto questi attentati. Però i 5 Stelle in questo caso ha toccato un tasto molto importante, ovvero non è che noi possiamo continuare a sperare nella sicurezza e continuamente tagliamo poi fondi alle forze dell'ordine. Il problema della benzina nelle macchine sembrerà anche una battuta, ma sussiste? Aggiungo non solo il problema dell'avere l'equipaggiamento corretto di base, che è fondamentale ovviamente direi, e confido che su questo almeno le risorse verranno locate, ma anche la possibilità comunque che la sicurezza possa intervenire in qualche modo, che non si tratta di passare dalla parte del terrorismo e quindi massacrare i movimenti, diciamo, ribelli o contestativi, però che si possa comunque in qualche modo
agire e arginare il problema. I fenomeni recenti di Cremona hanno dimostrato comunque il problema di fondo è l'incapacità comunque delle forze di sicurezza di poter arginare i black bloc in questo caso, e voglio dire, numericamente parlando, avevamo comunque un dispiegamento di forze dell'ordine superiore rispetto a questi, eppure siamo stati comunque ostaggio. L'incapacità o la tutela legale che manca? Non so se sia un'incapacità, io non voglio pensare che sia un'incapacità di addestramento, ma sia comunque avere le mani legate, perché se poi eccedi o comunque se fai delle cose leggermente l'opinione pubblica comunque ti salta addosso lo stesso, perché poi c'è eccessiva difesa, si chiamano anche in termini legali. In questo caso si tratta comunque, visto che parliamo di un numero elevato di visitatori, di conseguenza appunto poi con i recenti fatti di Parigi, ovviamente tutto questo movimento contestativo sarà molto più sensibilizzato rispetto ad un tempo normale, dobbiamo essere nelle condizioni di poterli prendere all'atto delle prime rappresentagli e poter in qualche modo intervenire, perché altrimenti basta molto poco per mettere tutto sotto scacco. Presidente Galardi, che idea si è fatto lei in termini di sicurezza? Ma io guardi, io credo che quando c'è una grande manifestazione internazionale i problemi di sicurezza esistono sempre. C'è stato per le Olimpiadi, c'è stato per i mondiali di calcio in Brasile, ci sarà per Expo. Io credo che tutto si attiverà, tutto sarà fatto con grande capacità, con grande professionalità. I rischi ci possono essere, però guai se passa un messaggio di paura. Io credo che, e purtroppo questa cosa c'è. L'altra sera dicevo a mio nipotino, COP ci avrà un padiglione in Expo, ci andiamo. Dicevo, io nonno non ci vengo, ho paura. Guai se passa questo messaggio. Guai se passa questo messaggio. Io credo che sarebbe il modo per far vincere quelle forze che stanno gettando terrore in tutto il mondo. Assolutamente sì. Infine Mario Furlan, parliamo proprio di paura. Galardi lo ha sottolineato addirittura con l'episodio del nipotino emblematico, cioè un bambino. Quanti anni ha, Presidente? 6 anni e mezzo. Ecco, quindi fa la prima elementare, che prima però elementare. Già avverte così la paura risposto. Di un evento internazionale. E in questo caso ci puoi venire in aiuto? Io credo che bisogna avere fiducia. Allora, per quanto riguarda la minaccia degli eventuali black bloc, non credo che sia così difficile tenerli a bada. Ve lo dice uno che è stato al G8 di Genova, ha visto la gestione catastrofica della sicurezza, la polizia è stata forte con i deboli e debole con i forti. Per quanto riguarda gli atti di terrorismo, lì, come ho detto prima, è quasi impossibile riuscire a scongiurarli, perché basta un pazzo, basta un terrorista che ti fa la catastrofe. Però questo vale per ogni cosa della vita, non c'è niente di sicuro nella vita. C'è di sicuro che siamo nati, c'è di sicuro che moriremo, tutto quello che è in mezzo è il regno dell'incertezza. Non per questo dobbiamo fasciarci la testa, è importante riuscire ad avere un ottimismo ragionato, il che non vuol dire non vedere i rischi, vuol dire vederli, cercare di correre ai ripari per quello che si può, e poi avere uno spirito positivo, perché se ho uno spirito positivo riesco ad affrontare meglio le sfide della vita, e l'Expo è una bellissima sfida. Così come una bellissima sfida, tra l'altro già vinta a livello editoriale, il tuo ultimo libro, Tu puoi, come superare gli ostacoli, vincere le sfide e vivere al massimo, vero Mario? Sì, è un libro che sta andando molto bene, è una grande soddisfazione quando qualcuno mi scrive su Facebook, mi manda una mail dicendo il tuo libro mi ha aiutato a vivere meglio. Per un autore, un docente, è la più grande soddisfazione, perché ti fa sentire che la tua vita serve alle vite di altri. Ecco, vogliamo ricordarlo per tutti coloro che ci stanno seguendo, che cosa esattamente tu spieghi in questo manuale, l'avevi definito da noi, e dove possono trovarlo? Si può trovare in libreria, anche online, è un manuale che ti aiuta a guardarti dentro, ad acquisire più consapevolezza e ad accettarti per come sei. Troppe volte vorremmo essere quello che non siamo. Noi siamo persone fragili, siamo persone piene di paure, a cominciare dal sottoscritto. Se ci rendiamo conto di questo, possiamo vivere in modo più sereno e cercare di vedere quali sono le nostre doti, i nostri doni, per valorizzarli al massimo. Grazie mille al docente di motivazione e fondatore dei mitici, storici City Angel di Milano, Mario Furlan. Grazie. Grazie. E non solo di Milano.
E non solo di Milano, Italia. Certo, però sono nati nel capoluogo lombardo e adesso ovviamente sono in tutte le città d'Italia. Grazie mille, buon lavoro alla Presidente Nazionale del CNA Giovani, Stefania Milo. Grazie, buon lavoro anche a voi. Grazie, alla prossima. Grazie e una bentornata per quest'anno e soprattutto l'aspettiamo per le prossime puntate alla segretaria della Camera del Lavoro di Milano, l'amica Tiziana Scalco. Grazie, buon lavoro, arrivederci a presto. Tornerà invece presto nei nostri studi perché ha tantissime iniziative da presentarci il presidente di Coop Lombardia, Guido Galardi. Grazie, prendo già appuntamenti per il futuro. Grazie, buona serata ai nostri telespettatori e buon lavoro a voi. Grazie mille Presidente. Chiara. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, continuate a scriverci e soprattutto continuate anche a seguirci sui social network e sul nostro sito dove trovate le puntate di Box e tutto il nostro palinsesto. Grazie. E possiamo già anticipare che io e Chiara abbiamo già preparato la puntata della settimana prossima che ovviamente sarà dedicata in parte, nella parte predominante, al nuovo Presidente della Repubblica. Possiamo già dirvi che in studio avremo un deputato, l'onorevole Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle e il famoso costituzionalista Felice Besostri, più una serie di altri personaggi a commentare il nuovo Presidente della Repubblica, chiunque esso sia. Se poi questa è una replica già lo sapete, noi no. Buona serata, grazie. Alla prossima.